Il lavoro che abbiamo fatto mi è piaciuto molto perché abbiamo partecipato tutti e l'abbiamo fatto come classe, come un unico gruppo, tutti insieme. Ho voluto rappresentare la prima strofa, precisamente il verso «Piove sulle tamerici salmastre d'arze, piove sui pini scagliosi ed irti», disegnando un paesaggio con alcuni alberi e un piccolo sentiero in un giorno di pioggia. Perché, come si legge nella poesia, mentre D'Annunzio e Ermione stavano passeggiando, si scatenò un temporale. Ho deciso di interpretarlo così perché mentre leggevo la poesia, in particolare quei versi, nella mia mente si è creata questa immagine, mi è sembrato che anch'io fossi lì, emanandomi calma e facendomi rilassare. Io ho scelto questa immagine perché il pino marittimo viene descritto nella poesia e poi perché anche a me, come al poeta, mi fa ricordare il mare e le vacanze estive. Secondo me il pino marittimo è una di quelle piante che, dopo la pioggia, evoca un profumo che io associo al mare. Nel mio disegno ho rappresentato un pino perché è uno dei principali protagonisti dell'ambiente in cui si svolge la poesia. Infatti, il poeta l'ho inserito nel titolo. Poi ho inserito anche un cespuglio di arbusti sempreverdi, ma ho preferito dare più risalto al mirto e alla ginestra perché sono piante molto resistenti ed esprimono la forza della natura. Infatti, sono capaci di resistere sia nei periodi molto piovosi che in quelli di forte siccità. Le gocce di pioggia che cadono e scorrono sulle loro foglie accentuano la loro bellezza, rendendo i loro colori più accesi e le fanno risplendere per poi cadere a terra formando delle piccole pozze d'acqua. È la parte della poesia che più mi ha colpito, perché mi piace quando dice che la pioggia cade sui nostri volti e su di noi, come se facessimo parte del bosco. Perché proprio in questo periodo in cui siamo chiusi in casa, mi piace immaginare di poter stare libera nella natura, poter uscire. Poi è molto bella la parte in cui D'Annunzio dice che la pioggia bagna anche i pensieri, cioè è come se la pioggia rinfrescasse la mente, è come se portasse nuove idee. Infatti poi subito dopo dice che la pioggia fa rinascere l'anima, porta nuovi sogni. E tornando a questo periodo abbiamo proprio bisogno di rinascere, cioè di ricominciare con le nostre vite e di tornare a sognare. E non vediamo l'ora che sia estate. Io ho voluto rappresentare la prima strofa della pioggia del Veneto perché mi ha trasmesso tranquillità e purezza. La poesia La pioggia del Pineto a me mi è piaciuta tanto perché Gabriele D'Annunzio ci vuol far capire quanto legame c'è fra l'uomo e la natura. E Gabriele D'Annunzio, quando stava facendo una passeggiata con la sua amata Ermione, ha iniziato a piovere e lui da lì si è accorto quanto è bello i rumori della natura e la natura in sé. Questo brano mi è gravato tanto perché ci vuol far capire quanto è importante la natura e quanto è bella la natura in sé per sé. Mi è piaciuto fare questo lavoro perché abbiamo lavorato tutti insieme e ognuno ha fatto la sua parte. A me la poesia La pioggia nel Pineto è piaciuta molto. Infatti, come ho già detto nel mio commento, la Pineta mi ricorda l'estate che trascorro a Viareggio, che in questo momento in particolare mi mancano molto. Mi è piaciuta molto questa poesia poiché il poeta D'Annunzio ha espresso benissimo l'amore che vi era tra lui ed Ermione. Il motivo per cui mi è piaciuta la pioggia nel Pineto è la pace e la serenità che essa mi ha trasmesso. Mi sono immedesimato nella lettura dei versi e mi sono ricordato delle mie esperienze. Molte volte, infatti, ho passeggiato in una pineta e il canto delle rane, mescolato alla pioggia, ritorna, risorge, trema e si spegne, mi rilassa e allo stesso tempo mi trasmette energia, nuova linfa vitale. Questa poesia mi è piaciuta molto perché esprime il panismo d'Annunziano, cioè il desiderio del poeta che l'uomo e la natura diventino una cosa sola. Le immagini descritte della fusione del poeta e dell'amante,
la mia immaginazione. Ho scelto questa scena perché era quella che riuscivo a rappresentare meglio ed è quella che mi è piaciuta di più perché rappresenta appunto l'ultima fase della metamorfosi di entrambi i protagonisti, che mi dà veramente un senso di rinascita e perché, visto che non oppongono resistenza alla natura, si lasciano trascinare dovunque, e questo mi trasmette un gran senso di tranquillità e pace, e cioè una vera e propria unione con la natura. Ho voluto disegnare una parte dell'ultima strofa della pioggia nel Pineto poiché nel mentre che la leggevo mi sono immerso completamente nella lettura e mi sono immedesimato nei protagonisti e ho cercato un po' di capire come fosse la loro sensazione nel mentre che si stavano trasformando. Che emozioni, mi tremava la voce, ma ero parte della mia classe che mi manca tanto tanto. Sono arrivato a questo disegno partendo dal concetto della natura un'entità viva, che l'uomo può percepire perché è fatto della stessa sostanza. Entrare in contatto con la natura, infatti, significa abbandonarsi alle emozioni che suscita in noi, attraverso la semplice ma straordinaria bellezza dei suoi elementi. Nel caso della poesia è la pioggia, ma nella realtà potrebbe essere qualsiasi altra cosa, dai profumi, ai suoni, e lasciarsi intravolgere per riconoscerci parte del tutto e tornare così in contatto con le nostre radici, da cui troppo spesso con la razionalità ci allontaniamo, dimenticandoci di ciò che siamo e di ciò che è veramente importante per essere felici. Felicità è ascoltare, e ascoltarci di più. Cose non facciamo abbastanza, lo dimostrano i disastri ambientali, di cui siamo causa, in nome dell'egoismo e del profitto. È necessario quindi ritornare in contatto con la natura, non solo per ritrovare la nostra anima, ma anche per ascoltare i bisogni della natura, che alla fine sono anche i nostri. Questo lavoro di gruppo è stato per me un po' come tornare a scuola, quella vera intendo. Ognuno di noi ha messo qualcosa di sé. Tutti abbiamo dato la nostra interpretazione attraverso i disegni ed il risultato è stato veramente bello. Questo disegno rappresenta la mia situazione attuale, ovvero la completa unione tra me e la natura che negli anni precedenti non avevo.